Peppino, visto che sono riprese le mattinate, Visto. dove andiamo oggi? Aspetta, me lo faccio di lì, aspetta. Dimmi, Peppi, dimmi. Che ha detto? Vieni con me, fidati. Andiamo. Grazie, Peppi, ciao. Peppino ci ha mandati qua, l'ora è tarda, il freddo si sente, Io di il fatto ho pan ci messo anche il manca, cappuccio è il perché capo, proprio ho visto, ho visto. non ce la faccio più, cioè è dell'inverno, è tutto qui. È tutto qui, il pan ci manca, ma a breve secondo me ci rifocilleremo perché Ci ci proviamo proviamo. perché siamo nella periferia nord di Matera, dove andiamo a trovare Francesco Lisurici un è la sua amico. famiglia, è un amico. Francesco è un imprenditore ed è anche il presidente di Confesercenti. Esatto, poi Esatto. lui, come dire, ama le tradizioni materane, diciamo così, È e un quindi appassionato. E quindi sicuramente. speriamo che gradisca la nostra sorpresa. Per Certo, dire alla Fellini dovrebbe la darla. gradisca. Speriamo che la sorpresa la gradisca La alla gradisca di Fellini. Allora, felliniana di memoria, la Fellini, gradisca. va bene. Allora, noi nel frattempo siamo qui. Guardate un po', stasera ospiti totalmente nuovi, perché c'è Claudio Mola con la Ragnatela Folk per la prima volta. È vero, Claudio? Ma stasera i Mola sono tanti, perché si è aggiunto, diciamolo subito, Vincenzo Mola, normalmente bassista, il maestro Vincenzo Mola, con la sua chitarra. Però stasera a fianco sempre Giovanni Martinelli e la sua Oasi del Sorriso. Le ragazze dell'Oasi sono qua. Ciao ragazze, tutta la Ragnatela è da questa parte. Antonia Vita. Ci sono anche i ragnetti. I ragnetti ci sono, che belli. Come vi chiamate? Vincenzo. Alessandro. Vincenzo e Alessandro, che bello. E poi da questa parte, là in fondo, ci sono, diciamo così, gli amici che C'è anche si... Che c'è la polpetta, la polpetta. Con la matto! Una polpetta. ragnetta polpetta, ciao! Come ti chiami? Sì. Lei ha un nome, ma non ce lo vuole dire per un fatto di privacy. Di privacy, E quindi ce lo dirà assolutamente. dopo. Bene. Allora, rechiamoci, siamo un po'. Addirittura, Rechiamoci, rechiamoci. Voi ci dovrebbe recarsi, sì. che coniuga, quarta coniugazione, perché are, rei, sì, è la quarta coniugazione, sì. E allora andiamo da quella parte, ma loro non sanno niente, quindi siamo un po' distanti stasera, siamo un po' distanti dal citofono, perché dato il citofono, data la distanza del citofono dalla finestra, ci possono beccare. Allora noi ora andiamo quatti quatti, zitti zitti, e ci Mi avviciniamo raccomando, Petragallo, in in silenzio, mi silenzio. raccomando. Giuseppe, tu che tu fai, tu qua, tu sei Giuseppe Petragallo, tu sei Sempre colpa tua. Shh. Tutto bene? Tutto bene voi? Siamo riusciti a vederla seduta sul divano in tranquillità. Infatti, è una cosa troppo strana e quasi impossibile. Però quasi impossibile, perché a quest'ora, non è orario di andare a casa dell'accento. Dite che dalle 5 stamattina, a quest'ora mi posso pure rilassare un po'. Le ore piccole, a noi piacciono le ore piccole, però era impossibile perché in realtà qualcuno qua era già venuto. Eh sì, infatti questa non me l'aspettavo proprio, perché già l'avevo avuta qualche settimana fa. Ho detto, bah, sicuramente questa è andata, quindi Il problema è che non c'è due senza tre. no, speriamo di no, però non va niente, è sempre ben accetta, anche la terza, la quarta pure. Sorpresa riuscita allora. Bellissimo, sorpresa riuscita, complimenti. La
Copa Copa May, e no poca trazzalos. La Copa Copa May, e no poca trazzalos. Non se ne veda a te, c'è una luce na caos. Non se ne veda a te, c'è una luce na caos. Mo so venuti, mo son d'arrivet. Salita quant, agenda gli trovè. Saluta quant, agenda gli trovè. Cora mega ma pace vola vola, si ma capeta Francesca la tagliola, si ma capeta Francesca la tagliola, come com'è a furia e la mezza, tanto se canta l'uva e la mezza, ruga le corci teni pendi nera, dammi la buona sera al marito e la bicchiere, dammi la buona sera al marito e la bicchiere, come Antoni e la me, a se seconda l'uva e che me, luca le corci teni venni pianta, luca le corci teni venni pianta, dammi la buona sera a tutta quanta. A distanza di tempo è stato veramente un grande piacere per me e per tutti. Quale Brindisi? Queste sono cose che meno male che c'è qualcuno ancora che vuol conservare le vecchie tradizioni, e colgo l'occasione per fare il Brindisi a tutta questa conversazione. Ha detto Giuseppe che devo venire dalla padrona di casa. Sì. È la seconda già che ricevi, una l'avevi già ricevuta, sì. E questa è di DRM. Esatto. Ti vedo felicissima. Tra te Francesco, chi è più felice della mattinata? Lui. Lui? Sì, perché lui non prepara. Però ti vedo nel frattempo, come dire, voglio dire, pronta già all'evenienza, cioè, come se, diciamo, adesso sono due, diciamo, ne arriva una terza, tu sei pronta già per la terza mattinata. No, basta, ora basta. Basta così. Bastano due. Che ci stai preparando? Sentiamo, Maria. Un po' di formaggi, salumi, pane, niente, un po' pane di Matera. Pane di Matera, rigorosamente. Vedo che con le cugine sei proprio organizzatissima. Meno male che ci sono. Sono fantastiche, è vero, bellissime. Che provolone, dai. Allora, mentre da quella parte si ride, si canta, si salta, si balla, da questa parte si sta preparando, come dire, si apparecchia la tavola per questa comitiva che è sempre, poi man mano che passa il tempo diventa sempre più grande, sempre più importante. Continuate a seguirci le mattinate e Cuba Cuba del 17, quelle dell'anno più sfigato o più fortunato del secolo, a voi l'ardua sentenza. A tal proposito, la credenza popolare della fortuna e della sfortuna. C'è qualcuno che ci crede? Siete scaramantici? Adesso lo chiediamo a qualcuno di loro. Sentiamo, Sergio, chi hai trovato? Nei, ciò che tegni, tegni a te. La Pippi, la Cannucci e l'Otto Carlo a Mario. Poi ci dispiace interrompere il momento del canto, no? Però noi abbiamo dato a questa trasmissione un sottotitolo che è legato al 2017, a questo 17 che c'è in questo anno, no? Che non è un numero notoriamente fortunato, diciamo. Tu sei superstizioso o no? Beh, diciamo che il 17 per me porta fortuna. Davvero? Certo. Quindi se ti chiedessi se questo, a tuo avviso, è l'anno più sfigato del secolo, più fortunato del secolo, che mi rispondi? Sicuramente il più fortunato. Ci dobbiamo aspettare cose buone. Ci dobbiamo aspettare solo cose positive da quest'anno, niente di più.
la vecchia, quando è vecchia, l'ucula tarra vecchia, una botta di chitarra, vita la vecchia come a balla. Sembriamo forse un poco deficienti. Brindisi faccio al presidente di Confesercenti. Però devo dire che queste Cupa Cupa, diciamo che in qualche maniera ricordano un vecchio buonanima che faceva queste cose, il grandissimo e famosissimo Mattenar. Non tutti lo conoscerà per prima, quindi dobbiamo ricordare a quel che diceva lui, che lui cominciava a dire vine vinello aggraziato e bello te zappub e te tub e te tub in gaggella quando me la fai pigliena bella pella vigna zappata c'è bel mire che ha cacciata mire bianca e mire russa e me l'appoggia un bacio allo mus. Bravo! Questo vino scende bene perché è dolce come il miele. Brinzi faccio all'Isurice Emanuele. Bravo! Eseguiremo ora un canto popolare che parla la zappatura. Ho zappato, ma ormai che si è fatti i calli questa canzone alle orecchie delle persone. Ma no, ma mo l'hai detto che le tradizioni sono importanti. È vero, però ogni cosa ha un limite. Che si mette tutto la zappata o la zappata. E che vuoi fare? The final countdown degli Europe, c'è buffè. Ma lo sai perché vuole sapere tutto fatto la zappata? Che il tutto. Navetvene la mondogna, navetvene i mondi, alla fine. È sempre quello lo scopo, a giorno facciamo come alla muscola mela. A giri, sempre deve fornare. Ma, vabbè, muovitemi, dai, ma... Una cosa... C'è bella capote catena la zappatura. C'è bella capote catena la zappatura. Padora. Il capo di sopella la passione a me a fare la zappata la campagna per lavorare. Che bella montagna che te ne la zappatura. Che bella montagna che te ne la zappatura.
il mondagno è so bello, la passione ma quanto è buona la zappatura, ma in campagna per lavorare c'è bella ventre catano e la zappatura. Che bella ventre catano e la zappatura. E la ventre è bella, la passione ma quando è nella zappata va in campagna per lavorare. Che bel capo di catan e la zappatura. Che bel capo di catan e la zappatura. Lo capo di so bella, la passione a me. Guai e buona la zappatura, ma in campagna. C'è bello io amo catano e la zappatura. C'è bello su d'ogni carattano e la zappatura. Lo su d'ogni so bella la passione ma campagna per lavorare. Che belle giardini calute e la zappatura. Che belle giardini catene e la zappatura. Lo giardini è bella, la passione ma quando hai abbandonato la zappata, vai in campagna per lavorare. Quando hai abbandonato la zappata, vai in campagna per lavorare. Stop! C'è un po' di autogestione stasera qui, non ce ne vogliate, è così che funziona, è la, come dire, è l'atmosfera che è così, è l'atmosfera. Mezzanotte! Fatto il se trasita l'ha aperta, facciamo un bronzo e l'augurio alla signorina Roberta! Cantiamo, cantiamo, com'è? Tanti auguri a te! Assoluto, migliore. Lei allora quanti compleanni hai festeggiato fino a mo? 26, questo è il 26esimo. 26esimo è il ha dovuto aspettare 26 compleanni per festeggiarne uno buono. Evviva Roberta! Oh! Ai la donna, la donna, la donna, è davvero una vera. Africana preferiscono quello italiano. Ah, la donna, la donna.
l'alligator, proprio lui del mestiere, neanche un pesce riesce a pescare. La sua moglie c'è andata una volta, lei ne pescava tre o quattro alla volta. Ah, la donna, la donna, la donna, che sapeva una vera le donna, senza voi non è novità. Ah, la donna, eccola qua, oh, ehi! Hey. Ho letto sul vetro del tram, si sale davanti e si scende da dietro. Mio marito, che un po' crude, voleva salire davanti e da dietro. Il pasticcere alla donna che è stata la zitta col cannolo di crema che schizza. Ai, la donna. Ogni cosa è permesso, sotto forma di artista privato, vi presento un maiale ingrassato. Beh, insomma, com'è andato, dai? Beh, diciamo che è andata bene, voglio ringraziare Claudio Mola, Espedito, Rino e tutti voi che avete riempito questa casa di felicità questa sera. Grazie a tutti e un augurio perché possa essere per voi ogni giorno più bello. Tu, Brinzi faccio? No, nel senso, ma ricordati, Francesco, ricordati il detto e il motto che non c'è due senza tre. Me l'aspetto con piacere, quando volete sarò qua. Lui aspetta con piacere, la moglie no, perché la moglie ha detto... Anche mia moglie, perché mi supporta. Ti supporta. Grazie a mia moglie, che mi supporta. Devo fare un brindisi, mi è passato di mente, brindisi faccio al presidente. Io devo salvaguardare la generazione e la famiglia, quindi... Usamir... Come ha detto prima Francesco, me lo appoggio appena un bacio all'humus, ma soprattutto il vino si beve tramite la gola. Brindisi faccio a mia cugina Maria Mola. È là, è là, è là.
Allora, e voi resterete sempre nei nostri cuori, sempre. Brindisi facciamo anche ai telespettatori. Hai capito, che ce la dite a noi, va bene. Ogni tanto. Va bene. E allora noi vi salutiamo con il Tutti a Casa che conoscete tutti, ci vediamo domani. Sì, domani, sempre domani, lì. Nelle sempre stesse qui, ore, nelle dove vi va. Ora continuate a seguirci e, come dire, questo carnevale si sta animando man mano, man mano, man mano, man mano, e ci seguite, sappiamo, da tutte le zone della Basilicata e della Puglia, ci fa piacere tantissimo. Noi ci stiamo per salutare, sta per accadere qualcosa, mi sa. Ma volevano fare un brindisi, ma non so se riusciamo a salvare. Dai, facciamo, salutiamo in estremis il brindisi e poi ci salutiamo. Non ce venite, ne vogliamo, venite, non venite. Ce ne vogliamo. Chi fa il brindisi? Chi è che fa? Brindisi? Veloce, veloce, Elena? Veloce. Tu Mariangela? Veloce, vai. Veloce. Vai. Stasera sono cappetta una salsuzza con brindisi forzi a tutto quanto. Scusate il dialetto. Giovani brindisine crescono. Belli, brindisine, va bene. Va bene. Tutti a casa. Grazie, grazie alla famiglia di Surici. Peppino, com'è andata? Che ci divertiamo, non è che speriamo, no, insomma, sempre con rispetto. È andata bene, è andata bene. È andata bene, sì. Andata. Di più che siamo giovani, non è che... Siamo. Oddio. Siamo io e Pietragallo. Sì, tu, siamo io. Cioè, i capelli bianchi. Siamo tu e Pietragallo, siamo giovani. Beh, ce ne andiamo. Ci vediamo domani, mattina di domani. Grazie Peppino, ciao.